Molti credono che l'utilizzo del web marketing e del social funzioni solo per alcuni tipi di professioni. Bene, smontiamo un attimo questa convinzione. Ti farò vedere in questo video che questo benedetto web marketing, questa rivoluzione 4.0 rappresentata dal web e dai social, invece incide in attività di cui tu magari prima non ne eri a conoscenza. Ale, oggi siamo, come vi ho detto, in un doppio cantiere, perché ne abbiamo uno di fronte all'altro e andiamo avanti con i lavori. Oggi facciamo delle persiane in questo cantiere, sul cappotto, quindi monteremo il kit da cappotto, poi andremo a fare i frangisole motorizzati in queste finestre. Vedete, abbiamo la predisposizione, qui ci va la motorizzazione e ci andranno i frangisole motorizzati. Andremo a fare tutto il lavoro di battiscopa. Lo sapete, vero, che tutte le società di costruzioni edili, gli artigiani, chi lavora gli infissi sono in una crisi tremenda, vero? Sì, ma siamo anche un po' in una crisi di idee. Stiamo vivendo un momento di svolta incredibile, un momento di cambiamento. Un momento di cambiamento anche nel proporsi nella vendita. Perché prima di vendere qualcosa, ma questo è sempre accaduto, anche quando andavi in casa di qualcuno a proporre una porta, una finestra, un qualsiasi tipo di servizio, dovevi costruire un rapporto. Quella persona doveva vedere in te un rapporto di fiducia. Salve a tutti, sono Paolo Ambrosi, sono un esperto di finestra, come sapete, sono un docente di Casa Clima. Oggi vi voglio dare una lezione fantastica su cosa significa surriscaldamento estivo. Noi da molti anni ci occupiamo di finestra, ci occupiamo di evitare la dispersione invernale e quindi abbiamo fatto finestre molto isolanti e non abbiamo tenuto conto che però l'Italia è il paese del sole e quando entra il sole il calore non riesce più a uscire perché le nuove finestre sono concepite per non far uscire il calore. Normalmente nelle lezioni, nei libri vi racconto un sacco di simulazioni, però oggi potrete vedere esattamente che cosa succede. Questa è la parte più bella del web, la partecipazione e la condivisione di conoscenze. Salve a tutti, allora sono le 21 e 22 minuti. Quindi sono passate 5 ore dalla diretta che abbiamo fatto prima, in cui cercavo di spiegarvi qual è il problema del surriscaldamento nelle case e come si risolve. Adesso guardate nel cielo, vedete? C'è la luna, il sole è calato. Vieni un attimo che vediamo qual è la temperatura. Allora, sono 26 gradi fuori e 28 gradi dentro. Se vi ricordate, durante la precedente live abbiamo controllato qual era la temperatura di questo pavimento all'esterno. Pavimento scuro che assorbe calore, picchiava al sole diretto, erano 44 gradi. Vediamo qual è la temperatura adesso. Sono 28, vedete, 27,8 gradi. La temperatura si è abbassata perché si è abbassata anche l'aria e quindi adesso qua si sta raffreddando. Andiamo a vedere che cosa è successo invece qua. Voi vedete che il pavimento è tutto in ombra, no? Vi ricordate che qua vicino alla finestra c'era una, come dire, uno specchio di sole? Guardiamo qual è la temperatura che è rimasta nel pavimento ora. Sono 27,6, vedete, 28 gradi. Guardate però dove non ha preso il sole. Andiamo a vedere qua in quest'angolo. Quant'è la temperatura? 24 gradi. Ora noi qua abbiamo, come dire, un radiatore a pavimento che ci sta emettendo una temperatura di 28 gradi. E non è un caso che la temperatura all'interno è 28 gradi e all'esterno è 26. Perché è più caldo qua dentro rispetto a fuori? Perché nella casa sta tornando il calore che ha assorbito durante il giorno. Per cui quelle mattonelle fuori si sono raffreddate perché stanno all'esterno. Qua dentro continuiamo a soffrire il calore. Allora, qual è la questione? Vedete,
Tante volte la gente si chiede meglio una finestra di legno, alluminio, PVC. Quando discutete di questo, voi discutete della cornice di una finestra, di questo piccolo pezzo, ma la maggior parte è vetro. Se voi volete evitare il surriscaldamento in estate e volete evitare la dispersione in inverno, la prima cosa che dovete capire è qual è l'esposizione. Per capire qual è l'esposizione serve uno strumento, il solar scanner. Con questo strumento voi, tramite questa bussola, capite qual è l'esposizione. Se è un'esposizione in cui è soggetta all'irraggiamento diretto del sole, prima di discutere del telaio dovete pensare quale tipo di schermatura mettere, se filtrante come una veneziana, oscurante come una tapparella, e poi dovete discutere del tipo di vetro. Se non sapete come fare, basterà puntare il vostro telefono su questo QR code e in base al numeretto che leggete qua ci sarà un'applicazione che vi dice qual è la combinazione di vetro e di schermatura più utile per risolvere questo problema. Mettersi al servizio gratuitamente non vuol dire chissà che cosa, come ti ho illustrato nei video precedenti, in questa playlist e in questo canale a cui ti invito ad iscriverti. Vuol dire creare conoscenza che tu metti a disposizione sulla base dei tuoi talenti, delle tue professionalità, delle tue passioni, degli altri. Ma ascoltami bene, dopo che abbiamo fatto queste teorie bisogna passare ai fatti, sennò diventano solo dei bla 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 bla. Bisogna fare i fatti. Mi devi far percepire tramite il web, tramite il social, come se il risultato fosse già qui. Ale, sta facendo la preparazione di un pergolato prima del trattamento, per poi andare a chiudere. Quindi lo ripristiniamo un po' tutto. Lo portiamo al legno e poi andiamo a fargli il trattamento con dei cicli di impregnante e di finitura. La comunicazione sul web non deve avere la sensazione di voler piazzare o vendere qualcosa come facevano gli agenti del commercio una volta. La vendita e il guadagno sono qualcosa che arrivano automaticamente, ma sono una cosa indiretta. Guarda qui in questo piccolo spezzone di video su cosa ci mette in allerta Stefano, e non lo fa con un'intenzione di vendita. Ale, eccoci qua. Abbiamo smontato la Velux dal tetto esistente. Rimaniamo un po' sconcertati da quello che troviamo in casa da appena fatte 15-20 anni fa. Allora, intanto abbiamo trovato una Velux montata così proprio nel buco alla vigliacca puntini puntini, con zero grembialine, zero guaina, zero di tutto. E il cliente chiaramente e giustamente si lamentava di infiltrazioni d'acqua. Allora, qui siamo a livello atomico. È in crisi chi svolge i lavori senza correttezza, senza diligenza, per fregare qualcuno. Chi nel passato ha fregato qualcuno? Sapete, no, che esiste questa legge scritta o non scritta della causa-effetto. Ad ogni causa c'è un effetto. Quello che semini, raccogli. A stimolo c'è una risposta. Qualcuno chiama anche legge del karma. Bene, quello che stiamo vivendo è semplicemente il risultato di quello che abbiamo seminato. È un modo antico, diverso, di vedere il modo di proporsi e di vendere qualcosa. È chiaro che i modi di comunicare possono essere vari ed eventuali, cioè ogni attività, ogni professione può avere un modo diverso di comunicare. Stefano ha deciso di comunicare in questa maniera qui. Ti ho fatto vedere Alessandro in un altro video, un altro tipo di attività completamente diversa, e ha deciso di comunicare in una certa maniera. Ma tutto dipende da come vuoi sfruttare questo strumento, come vuoi rendere credibile quello che vuoi consegnare in mano degli altri. Devi, quello che ha fatto Stefano, creare una certa empatia con la persona. Chi vede Stefano montare le porte e finestre
all'interno dei suoi video, che chiaramente lui pubblicizza, sponsorizza a 2-3 euro nella zona di competenza. Lui lavora su Ravenna, ecco, gli voglio fare un po' di pubblicità gratuita, lavora su Ravenna, quindi farà una piccola pubblicità su Ravenna e limitrofi. Crea un rapporto di empatia. Quando Stefano viene chiamato per andare a casa di queste persone e fargli un preventivo o trovargli la soluzione migliore, quelle persone già lo conoscono, l'hanno visto in video. Ale, eccoci qua. Allora, che oggi stiamo facendo un montaggione, tutto su nuovo, su controtelaio. Qui c'è un portoncino d'ingresso. Adesso stiamo andando avanti con il montaggio, finestre, cassonetti. Stiamo predisponendo tutto l'attacco per le tapparelle. Mettiamo sui supporti, poi le tapparelle verranno motorizzate, qui andranno all'incasso e qui in mezzo ci andrà anche la zanzariera. Questo è PVC di acchiappato legno, è presciutto. Come vedete, vetri, canalina calda, gas agro, basso missivo, anche portonici ci interni esterni. Di serie, qui avete il paletto leva della seconda anta. Poi abbiamo qua lo scorregolone complanare, sono speculari, uno di fronte all'altro per usare con i vetri. Bene, come avrai capito, in questo canale voglio darti dei casi reali. L'ho già fatto la settimana scorsa o 2 settimane fa, non ricordo ancora, su questa playlist che si chiama Come creare o trasformare un business. Creare per chi si vuole creare una nuova attività o vuole affiancarla al lavoro attuale. E chi vuole invece cambiare, trasformare, perché sta capendo che quel vecchio metodo di fare, di vendere, di proporsi, è sbagliato, è ormai antiquato, è superato. Voglio darti non solo la teoria che troverai in alcuni canali, in alcuni video, scusate, di questo canale, ma soprattutto i fatti. Voglio darti delle testimonianze concrete di come ci sono aziende nel campo, in questo caso dell'artigianato, degli infissi, delle finestre, eccetera, eccetera, l'arredo giardino e bla bla bla, che non hanno e non vivono crisi. Anzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.